In questo problema ci sono due altoparlanti A e B che emettono onde armoniche sonore in fase di frequenza 1700 Hz. Davanti all'altoparlante A, viene posto a 4 metri di distanza un microfono nel punto P. Questo microfono è collegato ad un oscilloscopio e può registrare massimi di intensità sonora o minimi di intensità sonora o nessuno dei due, a seconda della distanza variabile tra i due altoparlanti. Infatti questa distanza che chiamiamo D, la chiamiamo anche X perché è una distanza variabile. Possiamo immaginare l'altoparlante B inizialmente coincidente con l'altoparlante A, quindi nello stesso punto, ma poi viene allontanato, quindi X cresce, fino a diventare infinitamente grande. Come è mostrato in questa seconda figura, dove abbiamo l'altoparlante B che all'inizio parte da A, si allontana progressivamente fino a giungere a distanza virtualmente infinita. E la domanda del problema è riconoscere al variare della distanza X fra gli altoparlanti quello che si vede sullo schermo dell'oscilloscopio collegato al microfono nel punto P. Ci saranno infatti probabilmente dei punti in cui l'altoparlante B si troverà a una distanza x da A, una distanza opportuna affinché sullo schermo dell'oscilloscopio collegato al microfono si veda per esempio un massimo di intensità sonora e quindi una figura di questo tipo. Spostando l'altoparlante B o più lontano, più vicino rispetto all'altoparlante A, non so per esempio in quest'altro punto, magari sullo schermo dell'oscilloscopio collegato al microfono P si vedrà quest'altra figura, quest'altro profilo locale, dove l'ampiezza di oscillazione dell'onda sonora è minima. Il problema consiste nel riconoscere quante di queste situazioni, quindi quanti massimi e quanti minimi di intensità sonora si visualizzano sull'oscilloscopio, quindi al microfono, in questo punto P, al variare della distanza dell'altoparlante B da A, distanza che varia, che cresce da 0 fino all'infinito. E poi trovare anche con precisione le posizioni dell'altoparlante B che realizzano le varie interferenze costruttive, quindi massimi di intensità sonora in P, e le varie interferenze distruttive, quindi minimi di intensità sonora in P. Cominciamo a studiare i due casi limite, che sono quando l'altoparlante B coincide con A, quindi si avvicina da A fino a coincidere con A. L'altro caso limite è quando l'altoparlante B si allontana da A fino a distanza infinita, quindi x che tende a 0, x che tende all'infinito. Nel primo caso, x che tende a 0, la differenza dei cammini delle due onde, l'onda che parte da A e arriva in P e l'onda che parte da B e arriva in P, la differenza dei cammini è 0 perché i due altoparlanti praticamente coincidono nello stesso punto, quindi i due cammini sono lunghi 4 metri entrambi. In questo caso limite, perciò, ci aspettiamo una interferenza costruttiva nel punto P e quindi di vedere un segnale di questo tipo, un massimo di intensità sonora. Invece, allontanando progressivamente fino a distanza infinita l'altoparlante B dall'altoparlante A, ci aspettiamo che questa differenza di cammino cresca sempre di più, come si vede infatti in questa figura. Questo arco di circonferenza centrata in P, infatti fa vedere qual è la differenza di cammino quando l'altoparlante B sta qui, è piccola, ma quando l'altoparlante B si allontana, questa differenza di cammino diventa più grande. Quindi ci aspettiamo che per esempio, quando l'altoparlante B sta qui, delta si potrebbe essere uguale a metà lunghezza d'onda, e allora P registra un minimo di intensità sonora, perché questa mezza lunghezza d'onda fa avvenire l'interferenza distruttiva in P, interferenza tra l'onda che parte da A e l'onda che parte da B. Ma poi allontanando ancora B da A, questa differenza di cammino diventa sempre più grande, quindi ci aspettiamo che se prima era mezza lunghezza d'onda, poi diventi una lunghezza d'onda e quindi rivediamo un'interferenza costruttiva. Poi magari allontanando ancora B, questa differenza di cammino diventerà una lunghezza d'onda e mezza e quindi vedremo all'oscilloscopio un'interferenza distruttiva. Poi delta magari diventerà 2 lambda, poi 2 e mezzo lambda, 3, 3,5, 4, 4,5, senza limite perché questa differenza di cammino crescerà fino all'infinito.
Perciò, come è scritto qui, quando la distanza fra gli altoparlanti diventa infinita, x diventa infinita, anche la differenza di cammino, che è questo tratto di colore rosso, diventa infinitamente grande e quindi delta può contenere qualsiasi numero intero di lunghezze d'onda e anche qualsiasi numero intero più mezza lunghezza d'onda. Ci aspettiamo quindi di vedere all'allontanarsi di B da A una successione alternata di massimi e minimi di intensità sonora all'oscilloscopio collegato con il microfono. Quindi abbiamo risposto intuitivamente alla prima domanda: quanti massimi e minimi di intensità sonora vediamo allontanandosi B da A? Infiniti e alternati, massimo, minimo, massimo, minimo. Per rispondere alla seconda domanda, dobbiamo calcolare le posizioni precise dell'altoparlante B, quindi le distanze precise x da A, che realizzano questa situazione, quindi un'interferenza costruttiva, e quest'altra situazione, un'interferenza distruttiva. Allora applichiamo il solito criterio che si genera interferenza costruttiva quando la differenza tra i due cammini di 2 meno di 1, di 2, immaginiamo l'altoparlante qui, di 2 è questo tratto, meno di 1, è uguale a un numero intero di lunghezze d'onda. Viceversa, si creerà un'interferenza distruttiva nel punto P, dove sta il microfono, quando la differenza tra di 2 e di 1 sarà pari a un numero intero di lunghezze d'onda più una metà. Se io utilizzo il più, vuol dire che n parte da 0, 0, 1, 2, 3 e così via. In modo che con n uguale a 0 ho il primo caso che la differenza dei cammini è mezza lunghezza d'onda. Però adesso bisogna esprimere questa differenza, tra i due cammini in funzione dell'incognita x. La D2 è tutto questo pezzo qua, questa strada, oppure questa strada se l'altoparlante B sta qui. E quindi per calcolare l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo utilizzo il teorema di Pitagora, D1 al quadrato più x al quadrato, come è scritto in questa formula. Sotto radice quadrata, la stessa formula è scritta qua nel caso in cui il microfono B si trovi qua giù. Quindi, avendo sostituito a D2 questo oppure questo, la formula con la radice quadrata che è il teorema di Pitagora, abbiamo la differenza di cammino che è data da il teorema di Pitagora meno D1 e qui c'è la nostra incognita x. A questo punto si tratta di risolvere due equazioni differenziali. Per le interferenze costruttive dobbiamo risolvere queste equazioni, non differenziali, irrazionali, dobbiamo risolvere questa equazione uguale a n lambda. Per le interferenze, per trovare le interferenze distruttive, questa espressione irrazionale uguale a n lambda più lambda mezzi. Cominciamo dalle interferenze costruttive, portiamo D1 dall'altra parte dell'uguale, isoliamo quindi il radicale e possiamo elevare tranquillamente al quadrato entrambi i membri perché non è necessario mettere le condizioni di esistenza, in quanto le quantità che abbiamo sono sempre positive. Quindi non c'è rischio di introdurre soluzioni strane elevando tutto al quadrato. Perciò togliamo qui la radice quadrata e facciamo il quadrato del binomio senza dimenticarci il doppio prodotto. D1 al quadrato si semplifica, la nostra incognita è x. Quindi prima ricaviamo x al quadrato e raccogliamo a fattor comune al secondo membro n lambda, quindi rimane n lambda fra parentesi più 2d1. Poi estraiamo la radice quadrata per trovare le posizioni x, qui ho aggiunto n, sono le posizioni dove del microfono B, dell'altoparlante B, dove va messo l'altoparlante B in modo che il microfono registri massimi di intensità sonora, cioè interferenze costruttive. Poi ho sostituito lambda con 20 centimetri. Perché? Perché avrei dovuto dirlo prima, lo dico adesso. Noi sappiamo la frequenza delle due onde armoniche sonore in fase, 1700 Hz, con la formula inversa della velocità troviamo la lunghezza d'onda che è 20 centimetri, 0,20 metri. Perciò al posto di lambda scrivo 0,2 metri, lo stesso qua n per 0,2 metri e al posto di D1 metto 4 metri, il doppio fa 8 metri. Qui ho riscritto la stessa cosa, solo che metri per metri fa metri quadrati, l'ho portato fuori dalla radice. Quindi tutte le posizioni dell'altoparlante B che generano al microfono interferenze costruttive
e quindi massimi di intensità sonora, sono dati sostituendo una volta n uguale a 0, ricordiamo che n partiva da 0, poi n uguale a 1, 2, 3, 4, 5 e così via in questa formula. Se sostituiamo n uguale a 0 si annulla tutto e ritroviamo che la distanza x è pari a 0, cioè i due altoparlanti sono coincidenti. Quella è la prima interferenza costruttiva, altoparlanti coincidenti, come dicevamo prima, i cammini sono lunghi uguali, interferenza costruttiva. La seconda interferenza costruttiva si ha per n uguale a 1, quindi questo calcolo fa 0,2 per 0,2 più 8, quindi 8,2 metri sotto radice 1,28 m. Questa è la distanza dell'altoparlante B da A affinché il microfono registri la seconda interferenza costruttiva. La terza interferenza costruttiva si ha sostituendo n uguale 2, quindi 0,2 per 2 è 0,4. 0,4 più 8, 8 e 4. Facciamo questo calcolo, 1,83 metri. Poi la quarta e la quinta interferenza costruttiva. Sostituendo n uguale 3 e n uguale 4, e queste sono appunto le distanze tra i due altoparlanti. Forse era meglio partire con n uguale a 1, anzi no, qui va bene n uguale a 0, meglio n uguale a 1 dopo per le interferenze distruttive, lo vediamo tra poco. Eccoci quindi alle interferenze distruttive. La differenza tra i cammini, quindi il teorema di Pitagora, questo è di 2, meno di 1 va con il più dall'altra parte dell'uguale, uguale a un numero intero di lunghezze d'onda più mezza. Questa espressione si può anche scrivere come 2n più 1 lambda mezzi, basta raccogliere lambda e il 2. E n parte da 0, qui vedremo che sarà meglio farlo partire da 1. Se n partisse da 1, qua dovrei mettere il segno meno, cioè anche qua. Dopo vediamo meglio perché sarebbe meglio da 1. Procediamo come prima, equazione irrazionale, senza mettere le condizioni, eleviamo al quadrato entrambi i membri, quindi qua va via la radice, qua abbiamo il quadrato del binomio, quindi il quadrato di D1, il quadrato di quest'altro termine, eccolo qui, e il doppio prodotto tra D1 e questo termine, ed eccolo qua il doppio prodotto. Poi raccogliamo a fattor comune 2n più 1 e anche lambda, 2n più 1, lambda. Dentro la parentesi quadra rimane un altro 2n più 1, un lambda quarti e qua rimane soltanto più di 1. Estraiamo la radice quadrata perché queste sono le posizioni al quadrato, queste invece sono le posizioni, ho messo l'indice n per individuare le varie interferenze distruttive. Quindi la prima, la seconda, la terza e così via. E ho sostituito i valori numerici. Al posto di lambda ho messo 0,2 metri, 20 centimetri. Al posto di lambda quarti ho messo 5 centimetri, 0,05 metri. Al posto di D1 ho messo 4 metri. E poi procedo come prima. Per n uguale a 0, ricordiamo che n partiva da 0. Andiamo a sostituire 2n-1 è il primo dispari, 2 per 0 più 1 fa 1, quindi questo fa 1, quest'altro fa 1, quindi rimane 0,2, eccolo, e rimane 0,05 più 4, quindi 4,05. I metri l'ho portati fuori dalla radice, erano metri al quadrato, quindi rimangono metri, e faccio questo calcolo, 0,90 metri. Questa è la prima interferenza distruttiva. Perché era meglio partire con n uguale 1? Perché la prima interferenza distruttiva si sarebbe ottenuta per n uguale 1. N uguale 1, prima interferenza distruttiva. Invece la prima interferenza distruttiva a noi si realizza con n uguale a 0, perché abbiamo scelto di partire da 0. Quindi n uguale a 0, prima interferenza distruttiva. N uguale a 1, seconda interferenza. N uguale a 2, terza. C'è in pratica uno scavallamento tra il valore di n e l'interferenza, quindi n uguale 2 non è la seconda ma è la terza interferenza, n uguale 3 è la quarta e così via. Comunque andiamo avanti con i calcoli, adesso sostituiamo n uguale a 1. Allora, tra parentesi viene il secondo numero dispari che è il 3, infatti n uguale a 1, 2 per 1, 2 più 1, 3, 3 per 0,2, 0,6, 3 per 0,05, 0,15, 0,15 più 4, 4,15. 0,6, 4,15, faccio il calcolo, 1,58 m. Terza interferenza distruttiva si ottiene per n uguale a 2.
Allora, per n uguale a 2 ottengo il numero dispari successivo al 3, che è il 5, infatti 2 per 2, 4 più 1, 5. Quindi questo vale 5, questo vale 5. 5 per 0, 2, 1. 5 per 0, 0, 5, 0, 25. Più 4, 4 e 25, totale 206 metri. Questa, ricordiamo che cos'è? È la distanza tra i due altoparlanti affinché il microfono registri la terza interferenza distruttiva, cioè il terzo minimo sonoro, che si ottiene per n uguale 2. Poi proseguiamo, n uguale 3, n uguale 4. Con n uguale 3 otteniamo il dispari successivo, che è il 7. Con n uguale a 4 otteniamo il dispari successivo, che è il 9. Infatti 4 per 2, 8 più 1, 9. E poi dovrei proseguire all'infinito. E ottengo questi valori. Mi fermo qua e riporto nel disegno le posizioni che ho trovato con il colore verde. Le posizioni dell'altoparlante B, quindi le distanze dell'altoparlante B rispetto ad A, che generano in P interferenze costruttive, quindi massimi di intensità sonora visti all'oscilloscopio, in verde. Quindi la prima interferenza costruttiva si vede quando l'altoparlante B sta in A, coincidente con A, e la chiamiamo C0, perché era ottenuta questa interferenza costruttiva per n uguale a 0. C1, questa è la successiva interferenza costruttiva, C2, C3, C4 e così via, C5, C6 fino all'infinito sono tutti questi valori qua, quindi x uguale a 0, 1,28 metri, 1,83, 2,27, 2,65 e così via. Con il colore rosso invece tutte le interferenze distruttive, che sono quelle che abbiamo trovato poco fa. La prima interferenza distruttiva sta a 90 cm e è di 0, ottenuta per n uguale a 0. La successiva interferenza distruttiva si trova a 1,58 m, di 1, poi di 2, di 3, di 4, sono questi valori qui. Quindi sono le posizioni dell'altoparlante B, che si sta progressivamente allontanando da A e che generano di 0, di 1, di 2, di 3, di 4, generano al microfono le interferenze distruttive, cioè i minimi di intensità sonora. Ho anche realizzato questo file Excel che mi fa i calcoli in automatico delle posizioni X dell'altoparlante B per avere al microfono le interferenze costruttive, quindi i massimi sonori, e per avere al microfono i minimi sonori, cioè le interferenze distruttive in colore rosso. Al variare di n, 0, 1, 2, 3 e così via, a partire da 0, ho calcolato questa formula x al quadrato nel caso delle interferenze costruttive e anche nel caso delle interferenze distruttive. Queste due formule che vediamo scritte qui sono queste due, questa nel caso delle interferenze costruttive, di cui poi dovremo fare la radice quadrata, e nel caso delle interferenze distruttive l'altra formula è questa, di cui poi dovremo fare la radice quadrata. Qui c'è la formula della posizione al quadrato e in questa colonna c'è la radice quadrata, quindi le posizioni x. Come vediamo, ritroviamo gli stessi valori di prima: 0, prima interferenza costruttiva, quando i due microfoni stanno nello stesso posto, A e B coincidono. Poi 1,28, 1,83, 2,27, 2,65. Cioè questi stessi valori che ho trovato prima: 0, la distanza nulla fra i due altoparlanti, A coincide con B, poi distanza di 1,28, 1,83, eccetera, eccetera. Allo stesso modo ritrovo le distanze del microfono B, dell'altoparlante B da A, nel caso delle interferenze istruttive: 0,90 metri, 1,58, 2,06 e così via fino a 2,83 metri. Poi mi sono fermato qua. Le vediamo anche sul file Excel: 0,90, 1,58, 2,06 e così via, ma proseguono fino all'infinito. E qui le ho riportate alternate come sono nella realtà: 0, 0,90, 1,28, 1,58. Con il colore verde le interferenze costruttive, con il colore rosso le interferenze distruttive, a realizzare questa alternanza costruttiva-distruttiva, costruttiva-distruttiva e così via. Quindi allontanando progressivamente l'altoparlante B da A al microfono P dovremmo vedere un'alternanza di queste figure, quindi un'interferenza costruttiva, poi una distruttiva, poi una costruttiva, poi una distruttiva, quindi un massimo di intensità sonora, un minimo, un massimo, un minimo alternati.